Rimarrà aperta sino al 15 settembre la Palazzina dell'Arte a Bedonia, lo stabile con ingresso su Piazza 4 Novembre e con la visuale su Piazza Plebiscito e Via Garibaldi, ospita su due piani le opere di artisti provenienti da diversi paesi d'Europa. Qui ci troviamo nel secondo piano della Palazzina dell'Arte, nella mostra collettiva Shock, Pop and History, che fa parte della quarta edizione del Festival d'Arte Arte Kunst Waltaro Plus. Quindi qui abbiamo in questa mostra opere di artisti di fama mondiale tipo Andy Warhol, Keith Haring, Damien Hirst, Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Shepard Fairey o Annie Leibovitz, accompagnato da artisti affermati dell'arte contemporanea. E questa è una mostra veramente spettacolare perché sono opere che non sono mai stati visti a Bedonia, o meglio artisti mai visti qua. Mentre nel primo piano c'è una mostra personale dell'artista tedesco Matthias Langer, un fotografo che dedica questo spazio alle sue opere fatto a tecnica di lunga esposizione. Poi abbiamo una mostra con Roberta Cavalli in via Garibaldi 18, quindi di fronte a questa Palazzina dell'Arte, dove diamo una visibilità a un'artista bravissima della nostra zona, nella serie Autoctoni, che dà visibilità a delle eccellenze creative della Valle di Waltaro. Come diceva all'introduzione, la mostra è aperta fino al 15 di settembre e è pieno di sorprese, anzi aggiungo che c'è anche un atelier creato dall'artista russa Ludmila Kazinkina, sempre qui nel secondo piano, che ha creato una stanza incantevole con tutte belle sorprese anche per i visitatori da non perdere. I visitatori appunto sono stati parecchi, provenienti da diverse parti della provincia e anche fuori, che magari si trovavano a Bedonia in villeggiatura oppure sono venuti a farsi un giro e hanno visto questa esposizione e sono venuti appunto a visitarla, il che appunto significa che anche questa esposizione contribuisce ad attirare persone a Bedonia. Assolutamente sì, sono venute persone da Bologna, da Genova, dalla Spezia, da Firenze, di Livorno, eccetera, anche stranieri, e non tutti a caso, tanti vengono proprio ad hoc per vedere la mostra, essendo stati incuriositi dalla presenza di questi nomi importanti da livello mondiale, che sorprende la gente di trovare opere di quel genere in un paese come Bedonia. E quindi questa presenza delle opere hanno la funzione di un calamite per portare gente anche da lontano nella nostra valle, farla conoscere e dare una spinta alla situazione d'economia anche a Bedonia.